il poeta è, io ne conosco uno che non ha molto successo, ma che ogni volta che è stato in gruppi d'avanguardia, si chiama Maiorino, ed è un poeta di un qualche rilievo, ogni volta che si siede lui fa capire che lui è Maiorino, gli altri non l'ha capito abbastanza, e lo afferma quasi con tenerezza, perché lui vorrebbe che gli altri sapessero che lui è Maiorino quanto lo sa lui. E questa condizione è molto diffusa, talvolta l'incompreso non è incompreso perché tutti gli altri sono incapaci, ma perché non c'è niente da comprendere. Se non c'è niente da comprendere uno rimane incompreso, perché non è che devi comprendere per forza. Nel caso di Maiorino c'è una dissociazione tra la propria concezione di sé, peraltro anche legata a un'impresa significativa, e una avara considerazione da parte degli altri. Ma non è pure che questo è il caso di Landone, il quale non ha cercato consenso, non ha cercato successo, non si è ritenuto incompreso, ha avuto durante il fascismo anche la possibilità di esprimersi in un'arte ufficiale che non era nelle sue corde, ma che lo ha portato a lavorare in imprese pubbliche, quindi testimonianza di un rapporto con una committenza, con il potere, con quello che il fascismo, più che la nostra democrazia malata, ha dato all'arte, cioè un'arte di regime, o meglio ancora di Stato, in cui si riteneva che l'artista potesse fare qualche cosa per la società. E in questo c'è una fase che il giovane, il figlio di Landoni, potrà raccontarci, in cui quello che poteva fare ha fatto. E poi c'è invece un Landoni che dipinge quello che sente, dipinge paesaggi lacustri, dipinge visioni di spiritualità, dipinge prima e dopo la malattia con mano vibrante e sempre con, guardate questo scorso della Valle Olona, con dei risultati, li vedremo anche poi direttamente sui dipinti, che hanno una grande sensibilità per la pittura e che talvolta lo accostano, sia pure in una dimensione diciamo minore, a un artista come Morandi. Un artista in cui si sente l'anima del paesaggio, si sente una interpretazione delle cose che si vedono che passa attraverso le vibrazioni di una sensibilità molto, molto attenta e molto fragile e molto. E quindi vi sono alcuni quadri che hanno, come ho accennato, una evidente spiritualità e una grande concentrazione formale. Tanto che alcuni potrebbero anche essere quadri come questa Natura Morta di artisti più importanti di lui, un'aria alla Fantella Tour, un'aria alla Galileo Chini, si possono sentire, e però sono coincidenze, perché il tema dominante, la temperatura costante, e temperatura costante è la definizione giusta di Landoni, è tiepida, è una temperatura di uno che non vuole essere disturbato, il calore, il fuoco bianco, la luce travolgente, i colpi di colore, li vedete in questa, il colore dei fob, tutto questo non gli interessa, non gli interessa neanche il cubismo, la scomposizione delle cose, non gli interessa l'astrattismo, non gli interessa l'espressione, non gli interessa altro che dire io voglio semplicemente far sentire quello che sento, e questo è onesto, sincero e in taluni casi anche formalmente corretto. Non direi che il versante migliore del suo intimismo si esprima nei ritratti si sente meno anima che nei paesaggi, si sente più anima nei paesaggi e anche nella natura morta. Nei ritratti, ovviamente, interessante questo ritratto di donna, c'è il tentativo di cogliere un pensiero segreto, una piccola intimità, ma in generale non era evidentemente un pittore di forme umane, ma un pittore di atmosfere, di ambienti. Insomma, le cose che vi dico e che io in due occasioni, guardando le sue opere, poi studiando le fotografie, ho pensato, mi avevano indotto a sconsigliare Landoni dal fare una mostra nel pensiero di poter ottenere un risultato. Ma una volta che Landoni mi ha detto, ma io non voglio il risultato di cambiare la storia dell'arte, voglio che ci sia un riconoscimento di mio padre, ho ritenuto che fosse opportuno tentare in una posizione quasi metacritica, perché se uno dovesse assumere l'atteggiamento critico dovrebbe dire che un artista non è essenziale, ma è essenziale che un artista sia essenziale? Non lo so, forse nel Novecento questo non lo è più, penso a un artista non so come Antonio Fasanna, un artista sconosciuto padovano, o ad altri artisti che hanno una vena intimistica come la sua, Iuti Ravenna, che forse non sono essenziali rispetto ai 100 nomi, perché poi dovremo del Novecento, anche solo italiano, ricordare almeno 100 nomi, e sono quindi su strade laterali, su sentieri. Da questo punto di vista
credo che occorra avere la stessa umiltà che ha avuto Landoni nel scegliere l'impresa pittorica privata rispetto a quella ufficiale, cioè quella che vediamo su queste pareti, e quindi accordargli tutto il rispetto per la sincerità della sua impresa, senza pensare di cambiare la storia. Ecco, non credo che sarà questa l'occasione, ma credo che sarà il momento per guardare dei quadri particolarmente sensibili, sentire nella sua pittura una umanità che forse ha anche a che fare con la vita di provincia, compiacersi che a Varese arrivi un artista nato a Gallarate e quindi Gallarate non faccia, come dire, fronda dicendo siamo noi la cultura e invece conceda a Varese di essere il riferimento di questa iniziativa, in questa bella galleria, e credo, e vi ringrazio di essere venuto, volevo venire ieri, ma poi esigenze televisive mi hanno impedito di farlo. Nel frattempo, tra la notte e oggi, ho compiuto gli anni troppi, ma insomma forse anche tanti, da poter con onestà e consapevolezza, così come poi dovrò fare durante la Biennale. Ecco, devo dire che se Landoni fosse stato un pittore contemporaneo dello Sgarbi, direttore del padiglione della Biennale di Venezia, non l'avrei forse portato a Venezia, perché immaginando che Venezia sia il luogo dove vanno le ultime tendenze, questo non è un pittore di ultime tendenze, ma è un pittore che ha una sua tensione o tendenza interiore. E quindi con ciò stesso la mia posizione critica è di chi osserva tentando di dare ad ogni cosa il suo giusto posto, senza immaginare di fare sovversioni o rivoluzioni che sono difficili, anche dove sarebbero giuste, e quindi è questo il problema del nostro tempo, il problema della totale dannazione che ha colpito artisti come Cremonini, che ha lavorato a Parigi, morto da qualche giorno, che ha avuto una bellissima scuola e che io e forse solo Vallora abbiamo commemorato con la sua morte, mentre il Maxi a Roma compra artisti di merda che sono veramente inaccettabili rispetto a tanti che non sono neppure come dire, considerati esistenti, e questo è un altro problema ancora su cui non voglio... Ma non è questo comunque il caso di Landoni. Landoni non aveva mai preteso, né preteso avrebbe, di avere una posizione conflittuale, perché non era il conflitto la sua idea della ricerca artistica. E con questo credo che, rispetto ai miei principi critici adesso esposti, forse valga la pena che suo figlio ne racconti l'impresa e l'amore che lo lega a lui, il desiderio che Sgarbi, e comunque una critica di oggi, dicesse di suo padre queste parole o forse altre. Io dico solo che grazie a lei ha successo. Grazie a lei ha successo. È successo qualcosa? Avrebbe un successo. Bene, allora guardiamo la mostra, direi. Sono la figlia. Ah, la figlia. Questa sua analisi l'avevo. Sì. Perché aveva il coraggio di capire i femminili e aveva fatto proprio queste un'analisi precisa. Mi fa tanto piacere, non mi sarei avvicinata se non avessi sentito la coincidenza del pensiero del mio papà. Vedi? Vedi. 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 Vedi.